Il valore degli studi classici nell'era del digitale e l'attività dell'archeologo sono stati al centro dell'incontro che si è svolto questa mattina nell'auditorium del liceo classico Eschilo di Gela tra gli alunni e Rosalba Bambini, docente all'Università di Catania e soprintendente ai beni culturali di Siracusa. Nel corso dell'incontro, la Bambini ed il dirigente scolastico, Gioacchino Pelliteri, hanno annunciato la collaborazione tra università e liceo negli scavi che la stessa Bambini avvierà tra qualche mese nell'area di Bosco Littorio. Spero di poter fare campagna d'acquisti tra gli studenti, coinvolgendoli peraltro in uno scavo che l'Università di Catania intende promuovere, riprendendo la ricerca Bosco Littorio e facendo in modo di far partecipare non solo gli studenti del corso di laurea, ma anche gli studenti del liceo. Un modo per poterli già indirizzare, qualora lo volessero poi fare, alla professione di archeologi, che comunque è sempre affascinante anche quando si fa da non archeologi, perché in effetti sappiamo che molta gente ha questa passione per l'archeologia che coltiva, come diceva Freud, forse per riscoprire se stessi. I rapporti tra il liceo classico di Gela e le università, in particolare con quella di Catania, sono sempre stati intensi e ricchi perché Gela esprime quindi il liceo classico come punta di diamante, è una grande ricchezza di tipo storico, di tipo archeologico, di tipo culturale, per cui siamo strettissimamente collegati non solo per Agon, ricordo a tutti che la Presidente della nostra Commissione è sempre è stata una docente dell'Università di Catania. Per cui diciamo che questo rinsaldamento dei rapporti con l'Università di Catania per il tramite della dottoressa Pambini, che conosce bene e quindi è un punto mediano tra Gela e l'Università di Catania, conosce bene la ricchezza di Gela, può darci la possibilità di orientare gli alunni verso gli studi classici, verso i beni culturali, e queste sono delle professioni che servono, sono utili non soltanto per il recupero della classicità, ma anche perché danno prospettive anche di lavoro.